Professoressa Rovere, è un piacere averla qui con noi. Un messaggio in occasione del 13 di ottobre, che è la giornata nazionale legata al tumore al seno metastatico. Quindi qual è il suo contributo, professoressa? Beh, devo dire che le pazienti che hanno un tumore della mammella metastatico si iscrivono a tutto tondo, a 360 gradi, in quello che è la presa in carico nella Breast Unit. Circa il 7% delle diagnosi di tumore della mammella hanno fin dall'esordio un esordio metastatico, quindi vuol dire che la malattia non è localizzata alla mammella, ma ha interessato uno o più siti fuori, al di fuori della ghiandola mammaria. Bene, una volta questa situazione era una situazione terribile perché non c'erano delle possibilità di cura. La situazione adesso è sicuramente drasticamente cambiata in senso migliorativo, in quanto i grandi progressi che sono stati fatti dal punto di vista prevalentemente farmacologico, con il ritrovamento di farmaci che sono mirati contro le caratteristiche di queste cellule tumorali, permettono di ottenere delle terapie che danno tanta speranza a queste pazienti, non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi. Prendere in carico una paziente metastatica in una breast unit vuol dire offrire a questa paziente un percorso di accompagnamento a 360 gradi con un team multidisciplinare in cui ciascun medico, a maggior ragione nella paziente metastatica, con le proprie competenze riesce ad offrire la migliore cura per rallentare, bloccare, cronicizzare questa malattia. È importante dir loro quanto di fronte a una malattia metastatica sia importante sapere quali sono le terapie da utilizzare. La conoscenza, soprattutto dal punto di vista genomico, ci ha permesso di avere tante informazioni sulle cellule tumorali. Andiamo addirittura a studiare i geni delle cellule tumorali, quindi sappiamo molto di più sui tumori. La personalizzazione della cura, soprattutto in questa quota di donne che hanno una malattia metastatica, è estremamente importante. Vuol dire non utilizzare dei farmaci generici, delle chemioterapie generiche, ma vuol dire utilizzare dei farmaci che vanno elettivamente contro queste cellule tumorali, a cui si associano poi le target therapy, cioè le terapie mirate, la immunoterapia, cioè tutte quelle terapie che soprattutto in questi ultimi anni, direi quasi tumultuosamente in questi ultimi mesi, hanno permesso di dare tanta speranza a queste donne. E quindi ancora per loro noi dobbiamo lottare e prendere proprio cura nell'ambito della Breast Unit. Professoressa, non un grazie, ma un abbraccio per l'empatia, per la qualità dell'informazione esaustiva e assolutamente accogliente. Devo dire un abbraccio a nome di tutte le donne.